Ragazzuoli belli, bentornati qui nella Cucina per Tutti. Questo è il secondo appuntamento dedicato alla cucina di pesce. Vi sono piaciuti i gamberi e i lamponi? Li avete fatti? Li avete provati? Dai, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Oggi però ci dedichiamo a un altro pesce buonissimo, ovvero i calamari, che si prestano ad essere cotti alla griglia, al forno, alla piastra. Ma oggi vi stupirò con effetti speciali. No, non proprio con effetti speciali, nel senso che facciamo una ricetta tipo mare e monti, perché useremo le zucchine, lo speck, insieme ai calamari. Quindi, se siete curiosi di vedere come realizzare quest'ottimo piatto, prendete nota perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Avremo bisogno di due calamari che poi puliremo, del sale, mezza zucchina, qui abbiamo della santolina che in genere trovate fresca in serra, nei vivai, però se non ce l'avete e non la trovate utilizzate pure del timo fresco, qualche fettina di speck, del vino bianco per sfumare, un limone di cui ci servirà la scorza e dell'olio d'oliva. Mettiamoci subito al lavoro. Io mi sto dedicando come prima cosa alla pulitura del calamaro. Il primo l'ho già pulito, il secondo ve lo faccio vedere. Noi dovremo andare a togliere il ciuffo. Se siamo abbastanza delicati e fortunati riusciamo a togliere tutte le interiora con un solo gesto. Poi prendiamo la parte del ciuffo e andiamo a togliere gli occhi. Quindi tutta la parte bassa del ciuffo ha questi occhi, che ovviamente non sono commestibili. Noi li andiamo a mettere da parte in una bowl, quindi vi consiglio per comodità di farlo anche voi, di prendere un piatto, una bowl, per mettere tutte le parti non commestibili, e come vedete è rimasta questa pallina che noi andiamo prontamente ad eliminare. Il ciuffo quindi ora è pulito. La parte, diciamo, del calamaro intero invece all'interno ha questa sorta di, come la chiamo io, plastichina, che altro non è che ovviamente quello che tiene ben dritto, diciamo, il calamaro. Vedete? Noi la spezziamo e la mettiamo anche questa via. Dopodiché, con l'aiuto, diciamo, delle forbici, prendiamo il calamaro e lo andiamo a tagliare a metà in questo modo. Siccome dovremo andare a fare degli involtini e non ci serve intero, non vi preoccupate, potete benissimo tagliarlo per pulirlo anche all'interno. Ovviamente dopo gli andiamo a dare una sciacquata. Altra cosa importante, siccome noi vogliamo creare anche una sorta di sughettino, perché poi vedrete, prenderò la padella, faremo questo bel sughettino, togliamo via le ali, che poi andiamo a tagliare a pezzettini. Ed ecco che il nostro bel calamaro è pulito, ma deve essere ovviamente ancora lavato. Continuiamo con l'altro e poi vediamo cosa fare. Abbiamo eviscerato, ora è pulito e lavato, prendiamo le ali come abbiamo detto e le andiamo a tagliare a pezzettini. In questo modo, perché come dicevamo prima, dobbiamo creare un bel condimento, un bel sughetto. Preparato una scodellina, una mini bowl, dove lo andiamo a inserire. Dopo aver fatto questa operazione cominciamo a preparare tutti quanti gli ingredienti. Quindi prendiamo la santolina, togliamo il rametto che c'è al centro e la sminuzziamo, perché ovviamente dovremo andare a creare la nostra parte di speziatura, di sapore. Sempre con il coltello la sminuzziamo in questo modo e una volta fatto la mettiamo da parte. Occupiamoci ora della zucchina. Dovremo andare ovviamente a creare delle fettine sottili sottili, quindi togliamo la parte dietro e con l'aiuto di un pelapatate facciamo, vedete, queste linguettine, questi veli di zucchina, perché poi le dovremo andare a stendere insieme allo speck proprio all'interno della bistecca di calamaro. Ovviamente la zucchina non vi servirà tutta, quindi questa ad esempio la potete tagliare a pezzi per avere un bel consiglio furbo e potete fare una dadolata messa in padella da accompagnare proprio come se fosse appunto una sorta di condimento in più proprio per i nostri calamari. Anche con la zucchina ci siamo. Ora spostiamo i nostri pezzettini di coda di calamaro, prendiamo lo speck e vi faccio vedere come riempire la prima bistecchina. Allora, facciamo in questo modo. Prendiamo qualche velo di zucchina, glielo mettiamo in questo modo, vedete?
mi raccomando, abbondanti, perché a noi i sapori ci piacciono tanto, Prendete un po' di speck, glielo mettete in questo modo, prendiamo un po' di santolina, gliela sbricioliamo al centro, prendiamo il limone e gli diamo una bella grattata in questo modo. Mi raccomando, non prendete la parte bianca, altrimenti risulterà amaro poi in bocca quando lo andremo ad assaggiare. Io vi consiglio di prepararvi anche degli stuzzicadenti, perché li dobbiamo ovviamente ora arrotolare, dobbiamo creare gli involtini. Quindi noi partiamo dalla parte, diciamo quella più stretta, e cominciamo tenendo con le dita in questo modo, cominciamo ad arrotolare. Vedete? Abbiamo creato l'involtino, che ora ovviamente dovremo chiudere, perché altrimenti in cottura si apre. Quindi lo rigiriamo dalla parte dietro e gli mettiamo uno stecchino da questa parte e uno stecchino da quest'altra. Vedete? Il nostro bel involtino di calamaro è pronto. Continuiamo con l'altro e poi vediamo come iniziare la cottura con tutti i nostri pezzettini. Ciuffi, vi ricordate, avevamo creato questa sorta di battutina. Dai, andiamo avanti. Siamo allora pronti per la cottura, quindi accendo il fornellino, metto un giro d'olio, dopodiché prendo un pochino di scorza di limone, così gli diamo un po' di sapore. Mi sono tenuto da parte la zucchina, così la dadolata dopo la facciamo insieme. Quando comincia a soffriggere, noi mettiamo sia i ciuffi che i nostri pezzettini tagliati delle ali. Siamo pronti. Mettiamo anche i ciuffi. Che profumino, ragazzi, che profumino, ma quanto amiamo il pesce. Voi lo amate? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, vi aspetto, non siate timidi. Sono passati 2-3 minuti, il limone ha infuso questi bei sapori, questi bei profumi. Ora che cosa facciamo? Andiamo a prendere i nostri involtini e li mettiamo in padella. Allora, una cosa importante, molto importante, intanto mettiamo anche un goccino sopra le nostre bistecchine, i nostri involtini. Una cosa importante, i calamari non devono cuocere tanto, perché se sorpassate i 10 minuti circa di cottura vi toccherà aspettare altri 10-15 minuti per farli ritornare morbidi. Quindi mi raccomando, siccome ci sono anche degli ingredienti che dovranno essere mantenuti freschi, come la zucchina, 10 minuti di cottura, non vi preoccupate, bastano, state tranquilli. L'accortezza poi sarà quella di coprirli con un coperchio. Allora, facciamoli andare, li facciamo rosolare prima da una parte, poi dall'altra. Poi aggiungeremo il vino, li copriamo, altri 5 minuti di cottura e possiamo impiattare. Intanto che la prima faccia, il primo lato dei nostri involtini si va a rosolare, si va a imbrunire, prepariamo quella famosissima dadolata. Quindi prendiamo la zucchina, la tagliamo a fette e andiamo a tagliare a cubetti. Vedete? In questo modo, ve ne faccio vedere uno così potete continuare autonomamente. E tagliamo semplicemente a cubetti in questo modo. Li metteremo in padella solo gli ultimi 2-3 minuti, così rimangono belli croccanti. Anche la dadolata è pronta. Ci spostiamo il coltello e ci prepariamo per girare i calamari. Mi raccomando, siate delicati in questo modo. Vi fate aiutare magari da un cucchiaio anche mentre lo girate. Il calamaro, ed ecco che si sono imbruniti davvero davvero molto bene. Altri 2 minuti sull'altro lato e poi aggiungiamo il vino. Facciamo sfumare. Una volta che l'alcol è evaporato tutto, chiudiamo per altri 2 minuti. Possiamo mettere il coperchio. Come vedete, il sale io non l'ho ancora messo, lo mettiamo solo a fine cottura, così non andrà a violentare i sapori e prenderà invece quelli della santolina e della scorza di limone. Quindi ci vediamo dopo. I calamari sono pronti, li ho messi in un piatto perché ovviamente ora dovremo andare a creare la nostra dadolata, il nostro sughettino. Mettiamo anche un goccino d'acqua, giriamo giusto 2 minuti davvero, ragazzi, che devono essere croccanti, abbiamo detto. Anche con le zucchine siamo pronti. Spengo il fornello e per ora vado a salare solo il nostro condimento. Prendo un bel piatto e cominciamo la mise en place. Per prima cosa, ragazzi, togliamo gli stecchini, tanto il loro l'hanno fatto. Poi prendiamo un pochino di sale, glielo mettiamo sopra,
andiamo a prendere i calamari e li mettiamo nel piatto. Grattugiamo anche un po' di limone sia sopra sia intorno. Ragazzi, il piatto è pronto, ho messo il condimento, la dadolata e anche un rametto di santolina sopra. Abbiamo finito ragazzi, buonissimo, bello, vi è piaciuto? Profumato al limone, con una dadolata molto fresca, speck, zucchine, ci sta benissimo con i calamari. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è venuto. Oggi non l'assaggio, lo faccio assaggiare a voi e ditemi appunto nei commenti se vi è piaciuto questo piatto. Seguitemi sulla mia pagina Instagram, vi tengo aggiornati sempre su tutto quello che carico qui sul mio canale YouTube, Instagram, la cucina per tutti 1.0. Lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!